Africa! Africa! Il Mozambico è un paese dell'Africa australe con tutto il carico di problemi che molte giovani nazioni di quel continente stanno faticosamente cercando di affrontare. Nelle grandi città, accanto a zone che assomigliano in tutto e per tutto alle metropoli europee, ci sono ancora aree dove è la povertà a farla da padrona. Arci da anni è impegnata in Mozambico con progetti mirati. Nell'ormai lontano 1996 realizzò Curare Giocando, in collaborazione con la Cruz Vermelha Mozambicana. L'intento era quello di mettere in campo interventi volti a recuperare i bambini rimasti orfani a causa della guerra. Dall'emergenza guerra si è poi passati all'emergenza AIDS. A fine anni 90, infatti, si è affacciato in Africa questo nuovo flagello, per alcuni versi ancor più pericoloso del conflitto stesso. Oggi, con il fattivo sostegno dell'Arci, si è creato un nuovo ponte tra Modena e la capitale Maputo. Grazie al Modenese Teatro dei Venti e all'associazione culturale locale Gruppo Maciaca è stato possibile mettere in piedi un progetto culturale inedito, uno scambio artistico che ha già prodotto uno spettacolo messo in scena a Maputo e che sfocerà nei prossimi giorni in alcune rappresentazioni anche nella nostra città. Il progetto fra Teatro dei Venti e Gruppo Maciaca è nato nel 2009, lo scorso anno, con un primo scambio qui a Maputo, proseguito poi con un incontro a Modena, finalizzato poi la dimostrazione di lavoro. Quest'anno invece la finalità del progetto è quella proprio di realizzare un vero e proprio spettacolo. Quindi cinque danzatori e cinque attori si incontrano qui a Maputo e poi a Modena per realizzare un vero e proprio spettacolo. Il tema di questo spettacolo è appunto lo scambio culturale, l'incontro fra due realtà. Per creare una comunità, l'intento è questo, si crea una comunità che festeggia. Questo progetto per il Teatro dei Venti è importante perché incontra una realtà che ha fuso la danza tradizionale e la danza contemporanea, creando dei veri e propri archetipi che sono la finalità del nostro lavoro, del lavoro dell'attore, del teatro, creare archetipi, metterli in relazione a servizio del pubblico. Quindi questo incontro per noi artisticamente è fondamentale, è importantissimo. Poi sicuramente ci sarà un risultato anche che potrà dare sicuramente un impatto sociale, potrà dare, avrà anche una funzione sociale. Per noi l'importante di questo progetto è quello che artisticamente riesce a creare. Per il pubblico sicuramente sarà un'occasione per vedere due realtà molto molto diverse che si incontrano e che nel festeggiare potrebbero riuscire probabilmente a dare l'idea di festa, di comunione e coinvolgere in questo anche il pubblico. Infatti il pubblico probabilmente sarà circolare, quindi sarà sullo stesso spazio degli attori e dei danzatori mozambicani. Associação Cultural Maciaca é uma associação juvenil, cultural e social ao mesmo tempo. Ela surgiu no ano 2000, cujo eu sou o fundador principal. L'Associazione Culturale Maciaca è un'associazione giovanile, culturale e sociale allo stesso tempo. È nata nell'anno 2000 e io ne sono il fondatore principale. Maciaca ha come obiettivo promuovere la cultura così come divulgarla e riportarla alla comunità.
adolescenti, giovani, facciamo danza, teatro, musica. Abbiamo diverse attività con adolescenti, giovani, facciamo danza, teatro, musica e poi affrontiamo anche tematiche sociali, trattando temi come quelli della droga e soprattutto della violenza domestica. Soprattutto la violenza domestica. Poi abbiamo la parte culturale che è con il teatro d'evento. Poi c'è la parte culturale con il teatro dei venti, con il quale abbiamo già avuto il primo intercambio l'anno scorso in Italia ed è stata un'esperienza molto forte. Questo secondo intercambio che stiamo già affrontando da quando loro sono arrivati qui a Maputo è iniziato con un laboratorio che si sta dimostrando molto positivo e ben diretto, con grande esperienza e scambio di conoscenze sia da parte del teatro dei venti che da parte di Maciaca. Grandi trocas di conoscimento che era a livello del teatro dei venti, così come a livello da Maciaca. Lo scambio culturale fa parte di un progetto più ampio elaborato da ARCS, Arci Cultura e Sviluppo, che da anni opera in Mozambico, e da Arci Modena, con il sostegno della regione, della provincia e del comune, insieme alla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena. Sempre no âmbito social, ainda em coordenação com o projeto que estamos a desenvolver com a Arte, que é o parceiro forte da Maciaca, estamos a desenvolver um curso. Sempre em âmbito social, em coordenação com um projeto que estamos sviluppando com a ARCS, que é um forte partner para Maciaca, estamos organizando um curso para parrucchiere per le giovani donne e ragazze più vulnerabili del quartiere che non hanno un impiego. L'obiettivo di questo corso di formazione è rafforzare queste donne che non hanno opportunità nel mercato del lavoro, professionalizzarle e renderle capaci di fare qualcosa con le proprie mani e crearsi un autoimpiego per riuscire a mantenersi, cioè per non dipendere da altre persone. Infatti le partecipanti a questo corso sono 20 ragazze che si mantengono da sole e la maggior parte di queste mantiene tutta la famiglia. Quindi questo corso di formazione vuole dare loro un'opportunità di renderle capaci di fare qualcosa, crearsi un autosostentamento e sviluppare una propria autonomia con i propri mezzi per un futuro migliore, più promettente. As suas casas. Então, com esta formação, vai dar uma oportunidade para elas poderem fazer algo, criarem sustentabilidade e desenvolverem meios próprios de serem autônomas e terem um futuro mais melhor e promissor. Um sonho é continuar a trabalhar com a Arte. Um sonho para nós é já poder continuar a lavorar com a Arte. Noi come gruppo Maciaca abbiamo molte prospettive. È vero che non sono mancate le difficoltà durante questi 10 anni, ma questo non vuol dire che le difficoltà fermeranno il nostro lavoro. Ora Maciaca ha il sogno di costruire un nuovo centro culturale multifunzionale qui nel quartiere, come potete vedere in questo spazio che ci è stato ceduto dalle amministrazioni locali. Ma in questo momento Maciaca ainda sta a procura di fondi per. In questo momento Maciaca è ancora alla ricerca di fondi per la costruzione di questo centro culturale di cui beneficeranno i giovani del quartiere, dove potranno trovare spazi per il tempo libero per organizzare attività culturali e sociali. L'idea è sempre quella di promuovere e creare spazi per i giovani perché non abbiano deviazioni di comportamento, in quanto nella misura in cui un giovane non trova spazio per il proprio tempo libero e la propria creatività, egli entra nella droga e nell'alcol e Mafalala, come sappiamo, è un quartiere suscettibile a questi problemi e vizi, essendo un quartiere periferico, dove i giovani non hanno lo spazio dove sentirsi realizzati e occupare il proprio tempo. Egli entra nelle droghe, entra nelle bevande alcoliche. E Mafalala, come sabe, è un bairro che è molto suscettibile a questi vizi, come essendo un bairro periferico. Maciaca cerca di procurare questi spazi ai giovani, questo è uno dei nostri sogni. Quindi proseguiamo il lavoro anche con difficoltà, ma cerchiamo di superarle con l'aiuto di vari partner, sia nazionali che internazionali. Questa è la missione di Maciaca. Siamo a superare queste difficoltà con l'aiuto di vari partner, sia nazionali che locali. Então esta é a ambição do Maciaca. Agora temos nosso escritório lá. Ora abbiamo il nostro ufficio realizzato con molti sforzi e con l'aiuto di diversi sostenitori, soprattutto ARCS. Abbiamo ora il nostro internet caffè dove già oggi i nostri giovani e gli adolescenti possono venire a utilizzare questi mezzi informatici, possono imparare a usare il computer, cosa che non esisteva in questo quartiere, e quindi questa è una delle vittorie che ha raggiunto Maciaca per la comunità del quartiere di Mafalala. Maciaca proporzionò per la comunità del bairro di Mafalala.
Oggi in dia, criança, o jovem da Mafalala já tem como usar un computador. Oggigiorno i bambini e i giovani di Mafalala devono sapere come usare un computer, cosa che li aiuterà dopo la scuola nella ricerca di un nuovo lavoro. E dato che qui in Mozambico i giovani non hanno spesso accesso all'informatica, sarebbero esclusi automaticamente. E quindi, poiché i giovani non hanno la possibilità di partecipare a un corso professionale di informatica e digitalizzazione, Machaca provvede a realizzare questo servizio per loro, e ciò sta dimostrandosi un grande successo per i giovani di questo quartiere. Para o jovem daqui do bairro. Un gruppo di artisti del Teatro dei Venti ha lavorato per una ventina di giorni con i loro colleghi del Mozambico a Maputo. L'incontro è stato essenzialmente culturale. Dal confronto tra due realtà geograficamente così differenti nasce uno spettacolo di danza che mescola tradizione e contemporaneità. La rappresentazione modenese è fissata per l'11 dicembre alle ore 21 al Teatro delle Passioni. Sì. Sì. Buongiorno.